puoi iniziare anche tu se vuoi. Dico chi sono. Diciamo chi è. Alessandro Chiti, chi sei? Allora, sono Alessandro Chiti, sono uno scenografo di teatro. È difficile, non so, parlare adesso di me così. Posso parlare degli ultimi lavori fatti, posso parlare di come succede che viene fuori l'idea di una scenografia, posso parlare dei compromessi che ci sono ogni volta tra, diciamo, il processo creativo e i collaboratori che ti circondano. Quindi, come dire, spesso e volentieri una scenografia è anche il frutto di tanti pareri, di tanti, a partire inizialmente dal testo che si affronta o dal regista. Quando io avevo la tua età, accompagnavo mio padre che andava al lavoro, gli baciavo le mani perché allora c'era rispetto per i genitori. Poi lui andava a lavorare e io me ne tornavo a letto in mattina. Tutta una serie di compromessi sono anche poi l'aspetto illuminotecnico, l'aspetto fonico, i montaggi e smontaggi delle scene, perché il teatro in Italia è itinerante, quindi deve essere costruito e progettato come una sorta di Lego. Belli! Questo non è un hotel! Vedere il mondo, stare in mezzo alla gente! Ma la risposta è no! Non tutto. Non lo sai che ti voglio bene, vero? Brilla di verde la felicità! Eccolo il ladro! Basta dire film! La scorsa notte è stato rubato il diadema imperiale! Leggendo il testo uno si fa già un'idea di quello che potrebbe venire fuori da una messa in scena. La cosa curiosa è che ogni volta tu sei davanti a un foglio bianco che devi riempire e come dire, la scatola scenica poi alla fine è sempre quella, quindi ogni volta è una scommessa su quello che verrà fuori. Addirittura con degli spettacoli complicati o delle situazioni complicate, io stesso all'inizio del lavoro mi dico chissà come verrà questo spettacolo, perché è difficile a volte riuscire a preventivare tutto quanto, perché come detto i condizionamenti sono tanti, il produttore già pone mille condizionamenti dal punto di vista economico, il regista ne pone altri, il tecnico luci altri, il direttore di scena altri. Quindi come dire, è sempre un lavoro di mediazione, di riuscire a tirar fuori un'idea che possa essere, come dire, condivisa da tutti quanti. E lì viene fuori la genialità. Io uso questa parola raramente, però nel tuo caso mi sa che ci sta tutta, perché effettivamente abbiamo visto anche l'ultima opera in scena, che è un risultato di tutte queste condizionamenti che avrai subito e che adesso immaginiamo ci siano dietro a quello che poi vediamo di sublime in teatro. Sì, la Regina di Ghiaccio, che ha debuttato da poco al Brancaccio, è un nuovo musical di Maurizio Colombi. Sì, è uno spettacolo complicato perché appunto tutti questi elementi di cui parlavo prima sono tutti presenti e molto, come dire, condizionanti. In realtà la scena è una scatola nera. Questa scatola nera si apre, si chiude, entrano elementi, escono elementi, vengono proiettate delle immagini. Deve diventare una scatola magica, con l'ausilio di elementi, proiezioni, luci fondamentali, perché poi, soprattutto quando si parla di una scatola nera, la luce è fondamentale perché crea aiuta le luci a creare delle atmosfere e delle situazioni. Mi brucia l'anima, il cuore sanguina. Bruciate come il fuoco, si scioglie il mio cuore. Riuscire a passare, che ne so, dalla piazza di Pechino
alla camera di Turandot, alla stanza dell'imperatore o il luogo dove vengono fatti questi indovinelli, per riuscire a creare una situazione di omogeneità e plasticità e di fluidità dello spettacolo. Le proiezioni in questo caso hanno aiutato molto, diciamo, a dare un aspetto e a condizionare le immagini. Tu devi scegliere uno sposo. Nessuno può toccarmi. Siete gelida. Io volevo andare indietro adesso. Abbiamo parlato dell'ultimo lavoro in scena e invece il primo lavoro di Alessandro Chiti. Cosa ti ricordi e qual è la particolarità e le differenze sostanziali fra come si lavorava e come si lavora adesso? Beh, c'è un abisso. Il primo lavoro risale addirittura all'81. Quindi si parla di tanti anni fa, sono 35, più di 35 anni fa. Agli inizi io tra l'altro non avevo né studiato scenografia, ma per un puro caso mi sono trovato a fare l'assistente a uno scenografo, anche se il teatro sin da bambino è stata sempre la mia grande passione e anche la scenografia. Così ho iniziato, diciamo, sono abbastanza autodidatta, perché poi di studi non ne ho mai fatti. È sempre, come dire, tutto quanto il mio lavoro è sempre stato portato avanti da una grande passione e una grande voglia di fare, e soprattutto una voglia di non ripetermi mai, perché una cosa fatta poi rifarla è sempre una noia per me. Devo sempre trovare una cosa nuova, insomma, perché che giustifichi anche il mio lavoro verso me stesso, ecco. Quindi, come dire, questo è in tutti questi anni avrò fatto circa 400 allestimenti, quindi, come dire, il palcoscenico l'ho rivoltato in tutti i sensi e l'ho rigirato su tutti i lati. Però ogni volta, come dire, magari leggendo una frase del testo, una chiacchierata col regista, una parola, ti fa venire in mente immagini, situazioni che poi ti danno la spinta a riuscire a riempire questo palcoscenico o a trovare gli elementi giusti, insomma, per tirar fuori il meglio da uno spettacolo. Sta vivendo veramente un periodo non felice, a parte gli spettacoli più popolari tipo i musical, dove il pubblico va e corre in frotta, soprattutto i prodotti family, dove sono i bambini che trascinano anche i genitori a teatro. Ma diciamo, il teatro di prosa c'ha un periodo molto molto brutto. Purtroppo il teatro di prosa vive esclusivamente sulle sovvenzioni, e le sovvenzioni sono sempre di meno, ci sono sempre meno soldi, e quindi anche quei poveri ultimi eroi rimasti, che sono i produttori di teatro, fanno una gran fatica. La scenografia è sempre una cosa costosa, è una cosa che come dire, costa progettarla, costa costruirla, costa gestirla, costa addirittura rottamarla. Quindi come dire, si cerca di fare sempre più spettacoli con meno scenografie, con scenografie ridotte all'osso, poter, insomma, mettere in scena lo spettacolo. Ad
discapito però dello spettacolo, certo, stesso, sì. Per cui se l'invito deve essere andiamo sempre più numerosi al teatro, dall'altro lato mi sa che ci sta un invito a investiamo ancora sul teatro, perché una cosa porta via l'altra. Sì, 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 infatti. Poi tra l'altro, come dire, questo, le nuove tecnologie che stanno entrando nel teatro, che da una parte possono essere meravigliose perché magari come dire, tolgono dei grandi costi di manovalanza, insomma, nei cambi scena, dall'altra parte però anche loro hanno un, diciamo, che ne so, le videoproiezioni, come dire, un po' vanno a cozzare con il teatro stesso, che è lo spettacolo dal vivo, e già se mi proietti qualcosa, come dire, già si va sul cinema e non è più teatro. E la seconda cosa è che il teatro, cioè nell'essenza del teatro c'è lo spettacolo dal vivo, una cosa che sta succedendo mentre lo spettatore lo guarda, che riesce in quel modo a far coinvolgere lo spettatore. Se tutto questo è ridotto a una proiezione, a un film, difficilmente succede questo. E poi devo dire che con la mia esperienza posso dire che fare delle buone proiezioni, per il lavoro che c'è prima per farle, per il lavoro e per anche, diciamo, l'investimento che c'è per realizzarle nel modo più egregio, alla fine costa molto di più che una scenografia. Quindi concludiamo con un pensiero anche ai giovani che vogliono magari avvicinarsi a questa parte del teatro, che è quella della scenografia, dell'inventare un habitat che non c'è in questa scatola nera. Un suggerimento? Beh, per i giovani è veramente, io penso che in tanti settori lavorativi sia difficile in questo periodo storico. Per un giovane scenografo è particolarmente difficile. Io sono, come dire, ho un sacco di ragazzi che mi scrivono mail, che vorrebbero, che io li incontro tutti, sono molto disponibile a parlarci. Diciamo che la cosa migliore sarebbe fare esperienza con uno scenografo, perché, diciamo, è un lavoro che si impara, come ho imparato anch'io, sul campo di battaglia. Quindi è difficile essere teorici in questo tipo di lavoro. Quindi fate. Sì. Fate in modo che il vostro scenografo di riferimento vi chiami. Certo, sì. Sì. Non so come, ma insomma, provateci. Al teatro c'è molta magia, e quindi con la magia magari riusciamo un po' a venire fuori da questa grande verità che è il momento critico che stiamo attraversando, ma che dobbiamo superare positivamente. Intanto il nostro invito è ancora avvicinarvi al Teatro Brancaccio per... Vi voglio proprio fare un invito specifico, andate al teatro, al Brancaccio, a vedere questa regina di ghiaccio e rimarrete di ghiaccio. Ma... direi che c'è, come dire, lo spettacolo è un bellissimo spettacolo, ricco, con pieno di effetti, di scenografie, di proiezioni, tutto quello che ho detto prima, e c'è una Lorella Cuccarini stupenda, veramente una star del musical in Italia, che merita di vedere, secondo me, dal vivo. 20 personaggi sullo stesso palco non è una cosa da nulla, per cui buon divertimento al teatro e grazie Alessandro. Grazie a voi.